aziende è stato veramente in pesardo, e questo è un primo punto che voglio sottolineare, perché ci deve essere, a mio avviso, una sinergia tra comuni, province e staff regionali per poter fornire un database che sia sempre aggiornato. Non vi esemplifico tutta una serie di situazioni, tra le quali è uscito fuori che le autorizzazioni dell'ecotransider, per nello specifico, di fatto non sono mai state provate, cioè nel senso che sono tutta una serie di procedimenti attivati e mai arrivati a conclusione. Per cui ci sono una serie di situazioni. Ma allora devo parlare per forza, Stavo però. parlando, scusate. E no, dobbiamo parlare perché purtroppo le scusate, mi ero no, perché poi dottoressa, completiamo il no, giro. Perché no, devo terminare. Bene questa No, perché non ci sono gli tutto. atti? No, Dottoressa, ma no, completiamo non il giro. esiste. Gli atti ci sono, poi sicuramente insomma il sindaco li tiene e tiene anche una cronologia, diciamo, storia che è stata fatta con una serie di appunti. Comunque, dal punto di vista del lavoro, noi abbiamo fatto un monitoraggio ambientale nel novembre del 2014 con una tecnica che normalmente viene detta di assorbimento passivo. Quella tecnica ha rilevato una situazione sicuramente, diciamo, in alcune aree critica, ma nessun superamento che creasse problemi alla salute. Perché? Perché era una tecnica che mediava su un mese e mediava sulle 24 ore. Abbiamo fatto un monitoraggio delle PM10, delle PM2,5, abbiamo fatto un monitoraggio microbiologico, che normalmente è una tecnica abbastanza particolare. Questo proprio allo scopo di verificare su tutta l'area e all'interno dei comuni, dei centri urbani, quale fosse la situazione di rischio. A luglio abbiamo rifatto il monitoraggio passivo e abbiamo fatto anche il monitoraggio attivo. Col monitoraggio attivo i tecnici sono stati lì presenti e hanno campionato a minuti, a ore, e da lì sono uscite fuori delle situazioni estremamente critiche. Noi parliamo di odori, parliamo di puzze, ma dal punto di vista tecnico.